Ciao amici, ciao aziende, ciao a tutti quelli che ci seguite. Oggi parliamo di un lavoro professionale, di un lavoro web professionale, di un sito web dinamico. Io sono Luca, Langa Studios, e voi a seguirmi. L'esigenza primaria di questo cliente era quella di mostrare le informazioni all'utente, quindi un sito che potesse mostrare i prodotti commercializzati, sì, ma che potesse preparare comunque l'utente all'acquisto. Quindi stiamo parlando di innalzare il livello qualitativo comunque di presentazione. Stiamo dando un servizio in più. Il cliente qua, il nostro cliente, ha deciso di dare un servizio in più, quello consulenziale. Dovendo creare quindi un sito rappresentativo di una vasta gamma di categorie diverse, i nostri sviluppatori, gli sviluppatori di Langa Studios, hanno optato per la creazione di aree suddivise in specifiche sottocategorie. Quindi colori che contraddistinguono le diverse aree hanno una funzione cosiddetta, diciamo così, didattica. Il tutto serve a governare al meglio l'utente che visualizza il sito attraverso una grande varietà di prodotti e categorie, quindi proprio parliamo di architettura web. Rosso per gli animali, verde per il giardinaggio, blu per la pesca e sottocolori per sottocategorie. Il sito presenta, come si può vedere qua, decorazioni di forma, quindi parliamo di impronta di animali, se siamo nella sezione animali, foglie o pesce, a seconda delle sezioni in cui mi trovo. Queste decorazioni hanno quindi il compito di rendere giocosa e leggera l'atmosfera generale e di guidare l'utente nella navigazione tra diverse categorie. Tutte cazzate che però goccia su goccia su goccia fanno sì che queste cose rendano un prodotto però professionale da un prodotto frivolo, da un prodotto non dettagliato, da un prodotto che comunica che voi non siete professionali, non avete cura per il dettaglio. Questa è la differenza. Quindi il sito presenta un'enorme varietà di prodotti che ha reso necessaria una suddivisione mirata in categorie e tassonomie. Il team editoriale ha approfondito e ampliato molti concetti realizzando testi approfonditi e mirati, partendo magari sì da Wikipedia, sì dal testo del concorrente, ma anche da alcune informazioni conferite dallo stesso nostro cliente. Quindi il tutto aiuta l'utente a districarsi in una giungla di informazioni che sono difficili e che se non vengono poste in maniera corretta sarà difficile poi ricevere il contatto. Consigli sull'allevamento, cura degli animali domestici, coltivazione di frutta, verdura, quando piantare, quando non piantare, quando pescare, se pescare, dove pescare, chi più ne ha ne metta. Sono informazioni consulenziali di esperti. Al cliente è stata affidata una gestione della sezione blog, grazie alla quale possono essere pubblicati articoli di approfondimento su alcuni aspetti della cura degli animali o del giardinaggio. Quindi l'utente ha un sito web dinamico. Ricordo che dinamico vuol dire avere la gestione, lato back office, quindi la possibilità da parte del cliente di gestire alcune sezioni del sito, alcune informazioni in maniera preprogrammata, diciamo così, quindi che quando clicco e pubblico me lo mostri in un determinato modo. Può anche inserire informazioni sulle promozioni attualmente attive in negozio. Tramite banner, pop-up, ha comunque sempre una gestione dinamica. Cosa possiamo concludere? È un sito semplice, lineare, molto espanso. È un sito consulenziale che dà la possibilità al cliente che vuole essere rappresentato di mostrarsi in forma specialistica, attenta ai dettagli. Al giorno d'oggi non basta solo più dire lo vendo. L'altro non dice lo compro. Ci devono essere un insieme di informazioni che presentano il fornitore al meglio e attento ai dettagli.